Benvenuti ad una nuova puntata di Segno 7. Stasera parleremo dell'ultimo festival dell'economia civile insieme al nostro ospite, il professor Leonardo Brancaccio, docente di diritto di filosofia presso l'università, l'Istituto Universitario Sofia e segretario generale della Scuola di Economia Civile. Professore, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Prima di addentrarsi nella puntata, vorrei vedere con voi un servizio per spiegare quello che è effettivamente l'economia civile. Cos'è l'economia civile? Una bella domanda. L'economia civile, che nessuno capisce che cosa sia bene, perché nessuno sa definirla. C'è già tanta economia civile in Italia, ma la gente non lo sa. Io direi che l'economia o è civile o è incivile. Questa roba mi aiuterà a vivere e non a sopravvivere, e quindi è un percorso di liberazione. Le radici storiche dell'economia civile vanno rintracciate nel 1400, il secolo dell'umanesimo civile, la cui culla è Firenze. Quali sono gli elementi che caratterizzano questo sguardo tipico dell'economia civile? Mentre per l'altro paradigma, che è nato in Scozia, poi dalla Scozia si è diffuso nel resto del mondo, che è l'economia politica, l'assunto antropologico è Homo homini lupus, ogni uomo è un lupo nei confronti degli altri uomini. L'assunto da cui partono gli economisti civili è Homo homini natura amicus, cioè ogni uomo è per natura amico di un altro uomo. Allora, se uno capisce questo, ha capito quasi tutto. Dov'è la differenza tra economia civile e economia politica? Gli economisti politici hanno un concetto un po' pessimista sull'uomo. L'importanza della vita di relazioni come veramente traguardo, come punto d'arrivo, rispetto anche invece a una visione anglosassone che è un po' più centrata sulla libertà dell'io, no? È una libertà dell'io che poi spesso finisce in dei vicoli ciechi, perché sì, sono libero, sono libero, sono libero, ma se non mi realizzo in qualche relazione, alla fine poi di questa libertà cosa ne faccio? Quindi noi abbiamo una visione diversa. Professore, in questo periodo di crisi che viviamo e che è sotto gli occhi di tutti, possiamo affermare che ci sia ancora economia civile, che l'economia civile sia viva? Sì, c'è tanta economia civile, però spesso non è conosciuta. Ed è per questo che nel 2013 è nata la Scuola di Economia Civile, che ha deciso di porre la sede nazionale presso il Polo Nello Bonfanti a Incisa Valdarno. Ed è per questo che quest'anno, a settembre, abbiamo vissuto la quarta edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile in partnership con Confcooperative, Federcasse, Next Economia per Tutti, perché desideriamo far conoscere sempre più le buone pratiche e le esperienze dell'economia civile. Quest'anno, come ogni anno, al Festival premiamo comuni, amministrazioni locali, scuole, imprese. Quest'anno l'impresa che è stata premiata e ha vinto è un'impresa di Firenze, si chiama Allenamente e questa impresa fa una cosa bellissima, lavora tantissimo per aiutare i giovani in un percorso di formazione, giovani anche disabili. E loro, in partnership con un'azienda, la Convoy Onlus, hanno fatto un progetto che si chiama In Frigo Veritas, quindi questi ragazzi hanno costruito delle calamite e poi le hanno messe in commercio. Ecco, questa idea di queste due
imprese, una fiorentina e una milanese, che si sono messe insieme e hanno cooperato per raggiungere un obiettivo che era quello di far lavorare questi giovani, è una cosa bella. Nell'economia civile uno più uno è uguale a tre. Bene, professore, io vorrei introdurre anche un altro argomento assieme a lei. L'impresa è all'interno di un circuito sociale, economico, ma anche all'interno di un ambiente, l'ambiente che viviamo. E su questo vorrei vedere insieme a lei il servizio del professor Paolo Sartori. Da un lato il tema che questo spirito di Belle dei Luoghi dà molta attenzione agli attori non umani nel contesto economico. Pensate all'esempio del capitano della nave, quindi c'è questo altro pilota locale che conosce le correnti, i luoghi, i posti. Ebbene, questo, cioè gli attori non economici, animali, piante, clima e tutti questi altri elementi, quello che viene chiamato la biosfera, cioè l'ecosistema di tutti gli ecosistemi, non è, come si è pensato spesso nella teoria economica, soltanto il background, cioè qualcosa che, per cui possiamo essere indifferenti, non è neanche soltanto qualcosa da sfruttare, perché di solito quando si parla di ambiente in economia lo sentiamo per lo sfruttamento e quindi anche chi ha buone intenzioni e mette delle penalità a chi inquina fa passare l'idea che pagando sia possibile, no, inquinare e sfruttare l'ambiente. No, la biosfera e tutti gli attori non umani che ne fanno parte sono parte integrante dell'economia e nei luoghi questo secondo me viene ben rappresentato, cioè ha molto impatto. Sartori ci parla di ambiente e mondo inanimato, ma in primo luogo, professor Brancaccio, le chiederei, ma come si formano le persone alle buone pratiche? La risposta è nella domanda. Le persone si formano con la scuola, ecco, e con la formazione continua. Ma una formazione che non è soltanto una formazione frontale, ma è anche una conoscenza dei luoghi e delle situazioni. Vi racconto un piccolo aneddoto. Io quest'estate sono stato in Trentino con la mia famiglia e abbiamo visitato un parco botanico molto bello che si chiama Le Viote, a 1500 metri. I miei figli, Chiara e Marco, di 11 e 7 anni, hanno visto per la prima volta questo parco e noi questo parco lo vedemmo 11 anni fa quando mia figlia era piccolina. Mentre guardavamo questo parco ci siamo accorti che tante piante che loro tengono, piante di tutto il mondo, ecco, dopo 11 anni erano in sofferenza, erano secche, morenti. Ecco. È importante che noi facciamo scuola, quindi facciamo vedere ai nostri ragazzi, ai nostri giovani questi esempi, ecco, perché attraverso l'esempio loro possono capire, ecco, che dobbiamo dare un cambio di passo a quello che stiamo vivendo. A proposito di educazione, dal 2019 è entrata in vigore la legge che ha reintrodotto per la seconda volta l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Ebbene, questa materia dell'educazione civica ha tre, diciamo, ambiti: la Costituzione, l'ambiente, lo sviluppo sostenibile e anche la cittadinanza digitale. Ebbene, noi abbiamo fatto un corso adesso a settembre presso la Scuola di Economia Civile e con gli insegnanti ci siamo soffermati su queste tematiche che è importante che poi vengano portati ai ragazzi. Quindi le buone pratiche si fanno con la formazione continua. Si fanno con la formazione ma anche con la condivisione. E su questo tema ascolterei l'intervento del professor Lucino Bruni. Cioè che ruolo svolge la conoscenza, come si forma la conoscenza, che tipo di conoscenza, tacita, codificata.
E qui che esiste una conoscenza ribelle dei luoghi, cioè ci sono delle cose che nei luoghi accadono e che sono molto resistenti e molto ribelli nonostante il tentativo di modificare. Mi raccontava l'altro giorno una mia amica che lavora in una ONG in Africa, che il governo, cooperatori, eccetera, hanno dedicato anni a costruire una strada in un luogo dove c'era un viottolo, diciamo, laterale, pedonale, con l'idea che quel viottolo non funzionasse, non fosse adeguato. Hanno fatto la strada, anni di lavoro, milioni di euro di investimento, e la gente continua a camminare nel viottolo dove camminava prima. Ma perché, diceva lui, perché non abbiamo ascoltato la gente prima di fare la strada, che cosa veramente volevano, e perché utilizzavano quella parte di strada, perché magari sono dei motivi che chi vive in quel luogo conosce, chi arriva da fuori. Quindi il grande tema della sussidiarietà, cioè che tu non puoi fare un intervento che funziona se non parti dalla conoscenza che già c'è in un luogo e ascolti la gente che la possiede e che la conosce. Professore, da questo servizio abbiamo compreso che prima di fare è bene condividere. Le chiederei, oggi, quanto avviene questo? È necessario che la comunità, che la società civile sia sempre più un attore indispensabile, che sia sempre più ascoltata. Spesso, come raccontava il professor Bruni in questo servizio, le comunità non sono ascoltate e magari delle opere che costano tantissimi soldi non vanno a buon fine. Ebbene, quest'anno, in occasione della quarta edizione del Festival, abbiamo ascoltato l'esperienza di vari comuni ed è stato, non è stato premiato, ma ha presentato una esperienza significativa il comune di Crocetta sul Montello della provincia di Treviso. Loro in questo comune hanno costruito un percorso partecipativo ascoltando i cittadini e hanno creato delle vasche, quelle vasche che si mettono accanto ai fiumi per evitare che l'esondazione copri i comuni. E l'esperienza del mese scorso delle Marche dice quanto è importante fare questi interventi e queste attività. Ebbene, in questo comune, in provincia di Treviso, attraverso un'opera di dialogo, condivisione, hanno ascoltato i progetti, hanno parlato con i tecnici, la cittadinanza ha compreso che era importante fare quest'opera, hanno creato queste vasche e quindi questo paese, qualora dovesse arrivare qualche situazione critica a livello ambientale, a livello di... ecco, è salvo. Ecco. Quindi è importantissimo che la società civile venga sempre più dalle amministrazioni, diciamo così, chiamata, ascoltata, perché è proprio così, la democrazia è questo, è il dialogo, è la partecipazione. Dialogare e condividere sono gli elementi fondamentali dell'economia civile, che sono spiegati molto bene in questo servizio che andiamo a vedere della professoressa Granata. Buongiorno, vedo che ormai ha già capito. Tutto eccezionale. Grazie. Io scelgo un bar, vado da quella pasticcera, vado da quel barista, non solo perché il caffè è buono, ma perché la persona che me lo offre instaura con me una relazione, un bene relazionale. Questo, diciamo, è quello che abbiamo imparato dall'economia civile, cioè nulla dei beni e delle merci è scisso dalle relazioni con le persone. Scelgo il tuo bar anche se costa di più. Perché sono disposto a pagare qualcosa di più? Perché il valore economico è sempre un valore simbolico e quindi io scelgo sulla base di una serie di informazioni e contenuti che non sono quelli tipici dell'homo economicus, che è razionale, che è perfettamente logico. No, la maggior parte delle nostre decisioni avviene in chiave affettiva, in chiave simbolica. Io mi innamoro della barista e vado a comprare il caffè da lei, da quando esiste il mondo. Rosy, l'economia civile spiegata al bar.
vengo da lei perché è cortese e simpatica, mi accoglie quando arrivo alla mattina e è molto buono il suo prodotto. Le due cose stanno insieme. Questa è l'economia civile, non si può staccare quello che mangio, quello che faccio dalla relazione con lei. Grazie, buona giornata, grazie. Professore, un esempio chiaro e lampante, quello della professoressa Granada al bar. Ma le chiederei adesso, quali sono stati gli elementi fondamentali, ovviamente in maniera sintetica, del festival di quest'anno? Allora, il festival di quest'anno è stato intitolato In buona compagnia e aveva un sottotitolo Per cercare, ricostruire, fare pace. Ecco, il titolo di quest'anno è significativo. Abbiamo voluto indicare una cosa, che per essere felici non dobbiamo essere da soli, dobbiamo essere insieme con gli altri. E di fronte a queste situazioni, più di una crisi, abbiamo una crisi climatica, veniamo fuori da una crisi pandemica, c'è una crisi geopolitica, ecco, il messaggio è che dobbiamo cooperare, dobbiamo condividere, dobbiamo stare insieme e quindi non lasciare sola la gente, ma capire le esigenze e andare avanti insieme. Quindi il messaggio che viene da questo festival è di fare relazione, perché soltanto nella relazione possiamo risolvere i problemi. Immaginate il problema della guerra che abbiamo in questo momento. Ecco, ci sono due grossi stati in guerra, ecco, le relazioni sono importanti, però prima di arrivare ai massimi sistemi è importante che anche noi ci abituiamo ogni giorno a essere portatori di pace. Vorrei introdurre anche con lei un altro tema che è emerso nel corso di questo festival, che è quello che riguarda proprio i luoghi, quindi il tema anche dell'ambiente e in questo caso anche dell'impresa, nucleo o progetto. E qui ci aiuta il professor Bruni di nuovo in questo servizio che andiamo a vedere. Quello che dice Beccattini: a me interessa il benessere generale, non soltanto il benessere economico, cioè la joie de vivere, la gioia di vivere, la felicità, dice lui, oggi è tornata di moda, ma non è quella del consumismo. E quindi lui dice, cosa vuol dire che mi interessa la felicità? Vuol dire che se noi guardiamo veramente al benessere e non soltanto al PIL di una nazione, quello che lui dice, per esempio, se si accetta il presupposto che il benessere si produce nei luoghi e non nel singolo individuo, abbiamo ascoltato prima, nei luoghi, allora il fine da perseguire diventa il benessere del luogo. E allora, che cosa vuol dire questo? Che io mi devo domandare, per capire se un paese è migliorato in un anno rispetto al precedente, non tanto come è andato il PIL, ma dice lui, ma quante zone inquinate, avvelenate, disorganizzate sono state sanate. Questo è il misuratore di benessere. Quante zone avvelenate non lo sono più? Quanti luoghi invivibili non lo sono più? Questo diceva, se io guardo il luogo come misura elementare di benessere e non il singolo individuo, allora è il luogo che devo guardare per capire il benessere umano. E poi questa sua stupenda idea che con Nicolò abbiamo voluto raccontare, questa differenza che lui fa fra le imprese nucleo e imprese progetto. Lui dice, ci sono due tipi di imprese. Le imprese che io chiamo imprese nucleolo, come un nucleo di soldi. Dice, in questo tipo di imprese, l'imprenditore vuole i soldi, cioè vuol fare profitto, e quindi questo capitale astratto diventa edifici, diventa macchine, diventa lavoratori, e quindi perché lo scopo non è il progetto dell'impresa, lo scopo è far denaro attraverso l'impresa. Quali sono invece le imprese progetto? Le imprese progetto sono imprese che hanno un progetto di vita. Cito, qualcosa che si può vedere come un prolungamento della personalità dell'imprenditore. Questo infatti l'imprenditore non investe nell'impresa progetto solo i risparmi suoi, della famiglia, ma investe la sua competenza, la sua dignità, il suo impegno nel lavoro, la sua correttezza nei rapporti con gli altri che si è costruito in tutta una vita, nel rapporto con la comunità.
E questo è un capitale molto diverso da capitale economico. Tanto il capitale economico standard è anonimo e mobile, il capitale che dà luogo a imprese progetto è specifico, è contestuale, non è trasferibile perché ha a che fare con la vita, con l'anima delle persone. Professore, per fare ciò che dice Bruni, cosa dobbiamo fare? Cambiare i mercati, le imprese o la mentalità delle persone? È sicuramente la mentalità delle persone. Ecco, i mercati, le imprese sono fatti da persone e quindi sono quelle che devono cambiare. Se l'uomo cambia, cambia la società. Se pensiamo al benessere dei luoghi, spesso le nostre amministrazioni locali, io penso alla Toscana, abbiamo un verde bellissimo, fanno tanto bene. Spesso l'uomo, ecco, sporca, maltratta e via dicendo. Ecco, spesso faccio delle passeggiate nella nostra bellissima Figline in Cisa Valdarno e la domenica, mentre passeggio in questi parchi, vedo i rimasugli di alcuni giovani che hanno mangiato la pizza, che hanno buttato il cartone, che hanno buttato i cocci. Ecco. Penso che dobbiamo noi, ecco, sempre avere a cuore il nostro territorio, i nostri parchi, le nostre città, perché sono un bene comune da davvero custodire. Come ci consiglia infatti la professoressa Granata in questo servizio, che è un approfondimento sui luoghi, su come vivere i nostri luoghi, rispettare i luoghi che viviamo. Quello che Giacomo Beccatini ci diceva 30 anni fa, oggi è più attuale di quando ce lo raccontava. Succede così al vino buono, che quando invecchia diventa ancora più buono di com'era quando il contadino l'aveva tirato fuori dall'uva. E allora Giacomo Beccatini aveva capito quello che oggi ci si è palesato nella maniera più evidente, che tutto viene dai luoghi e torna ai luoghi. E come l'abbiamo capito? Ce l'ha ricordato in sincrono, tragico sincrono, la crisi pandemica che ci ha riportati ai nostri territori, addirittura siamo tornati stanziali per qualche mese, fermi nelle nostre case in attesa di capire che cosa sarebbe successo della nostra salute. Ce l'ha ricordato la crisi climatica che ci riporta tragicamente ai luoghi, è lì che ci giochiamo la partita, è lì che dovremo cambiare, adottare delle strategie di profondo cambiamento del nostro rapporto con la terra e con i luoghi, e ovviamente ce lo dice la crisi geopolitica. La crisi geopolitica in 6 mesi ha rimesso in ordine le nostre priorità, non sempre la politica l'ha capito. Non l'ha capito e c'è poca traccia nei programmi politici del nostro paese. Siamo a una settimana dal voto, non possiamo dimenticarlo. La crisi geopolitica ci ha ricordati che la globalizzazione era una delle forme con la quale abbiamo pensato il mondo, ma oggi noi dovremo tornare a produrre nei luoghi l'energia che serve per le nostre attività. E noi dovremo tornare a produrre, Carlo Petrini ce lo dice da tantissimi anni, il cibo che serve per il nostro nutrimento. E deve essere un cibo di prossimità e deve essere un cibo che contemporaneamente sazia la nostra fame, ma crea paesaggio, bellezza, cultura, sedimento. E questo Giacomo l'aveva capito perché... E questo glielo riconosco profondamente da urbanista. Gli urbanisti e gli economisti si sono sempre guardati un po' in cagnesco, tutte le discipline si guardano in cagnesco, ma Giacomo Beccatini poteva parlare agli urbanisti con autorevolezza perché oltre a capire i luoghi li sentiva. Era un animale terrestre. Animale terrestre nel senso che aveva la capacità di capire che i luoghi non sono soltanto la piattaforma economica sulla quale si incardinano le relazioni sociali ed economiche, ma sono luogo della storia, della profondità, della parlata che si incarna nei luoghi, dei modi di fare, di essere che stanno dentro situati i contesti sociali. Ed è, ve lo dico con un aneddoto, la camminata che prendono le ragazze che vengono a Milano, quella camminata di pianura, che la prendono non perché qualcuno gli ha detto cammina così, parla così, comportati così. No, perché i luoghi informano i modi di essere, persino il carattere, persino il modo di esprimersi, di gesticolare, e fanno di noi qualcosa che appartiene ai luoghi.
Giacomo Beccatini era innamorato della dimensione quotidiana della nostra vita. E in quel quotidiano, usiamo questo termine spesso a detrimento, no? La dimensione quotidiana è una cosa più o meno da casalinghe. No, per Giacomo Beccatini la dimensione quotidiana del vivere era l'unica dimensione veramente rilevante nella nostra vita, perché ha a che fare col benessere, col senso, con il sentire che tu sei dentro una filiera storica, relazionale, che non sta soltanto nella dimensione orizzontale. I miei conterranei e i miei contemporanei, ma sta nella dimensione della storia. Chi mi ha preceduto, chi ha coltivato quel campo prima di me, chi ha creato la possibilità che io stia in un luogo ma abbia sulle spalle tutto quello che è venuto prima di me. Siamo tornati a condividere l'idea di una dimensione più prossima. Ma come si fa, professore, in un mondo globalizzato da tanti punti di vista, economico prima di tutti, ma anche psicologicamente globalizzato, a cambiare rotta? Per cambiare rotta dobbiamo cambiare atteggiamenti. E noi ormai siamo storditi da cellulari, PlayStation, piattaforme televisive, che sono utili, però spesso prendono molto del nostro tempo. Invece in questo servizio vedevamo l'importanza dei luoghi. L'Italia è il bel paese, la Toscana dove viviamo è un posto bellissimo, quante persone vengono a far turismo in estate per vedere le nostre bellezze. Mi ha sempre colpito, noi siamo in Toscana, l'esperienza di Leonardo da Vinci. Quando ho letto la sua biografia mi ha colpito che questo ragazzo fino a 8 anni la sua scuola era la sua campagna, lui usciva la mattina e passeggiava, guardava il ruscello, osservava il vento e via dicendo. E questo bambino è stato educato dalla natura, è stato un grande osservatore. Ecco, come possiamo cambiare? Possiamo cambiare se magari, ecco, incominciamo a così, spegnere i nostri cellulari, a dare meno spazio alla tecnologia e più alla bellezza del passeggiare con i nostri ragazzi, con le nostre scolaresche, nei nostri luoghi, che sono davvero la bellezza. Ecco, siamo verso la conclusione, vorrei vedere con lei chi ha messo in atto le buone pratiche, chi ha messo in atto l'economia civile nei luoghi e non solo. Vediamo insieme questo servizio. Siamo qui in una giornata molto bella, quella che celebra i 20 condomini di autoconsumo collettivo, le 20 comunità energetiche create da Ciapi Nerolese, che è una buona pratica, una di quelle che noi abbiamo premiato e messo in evidenza al Festival dell'Economia Civile. Noi stiamo facendo parecchie iniziative su questo campo, in questa direzione, e in particolare proprio oggi abbiamo inaugurato il 20° condominio autoconsumatore ed autoproduttore d'Italia. Ciapi Nerolese ha già prenotati altri 100 condomini, questa idea sta diventando un po' la capofila nel nostro paese per creare un modello che porta avanti la rivoluzione delle fonti rinnovabili, ci fa fare passi avanti nella transizione ecologica di cui abbiamo bisogno per salute, clima, prezzi, creando anche benefici per i cittadini dal punto di vista delle bollette. Tutti questi condomini dipendono dalle linee nazionali, sia dell'energia elettrica sia termica, per il 10%, massimo 20% se le condizioni ambientali non sono quelle ideali. Pensate cosa vuol dire in termini di risparmio energetico e anche economico. Siamo ormai a conclusione di questa puntata, ma prima di chiudere definitivamente vorrei far vedere un altro aspetto importante, l'ultimo, ma non meno importante, del Festival di Firenze, ma che raccoglie un po' tutti i festival, ed è la Carta di Firenze. In questo servizio è spiegata brevemente.
Leonardo, siamo davvero a conclusione. Cosa consigli ai nostri telespettatori? Per vivere l'economia civile bisogna vivere delle buone pratiche. Nel servizio abbiamo visto la persona. Ecco, la persona prima di tutto significa avere un'attenzione nelle imprese, nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole alla persona. Quindi quello che suggerisco è davvero che, come prima cosa, ecco, di tenere alle persone e alle relazioni. E la Carta di Firenze è un buon punto di partenza per chi vuole fare economia civile. Io ringrazio il nostro ospite, grazie. Ringrazio i telespettatori e alla prossima puntata di Segno 7. Arrivederci.